Mi rendo conto che per molti là fuori discorsi del genere sono inaccettabili e io che li faccio sono fuori di testa, o irresponsabile, o scellerato, o tutte queste cose messe insieme e peggio ancora. Lo accetto, lo comprendo e rispetto i punti di vista diversi dal mio. Se qualcuno vuole giocare al tiro a segno, sono qui disponibile. Mai fregato nulla né della reputazione né tantomeno del consenso. Chiarito questo punto, ci tengo a dire o ribadire un concetto, ora più importante che mai. Le leggi e le regole che seguo e rispetto, io le seguo e le rispetto perché le condivido e le accetto. Altrimenti le infrango, come ho fatto svariate volte in passato, come faccio nel presente e come farò in futuro, se lo riterrò opportuno. L'unica legge che per me non è in discussione è la mia legge morale. Chiamatela anarchia, chiamatela autoregolamentazione o come vi pare piace, non mi interessa. Sta di fatto che per me è così. E attenzione, tale forma mentis prevede un'estrema disciplina agli antipodi di una libertà totale senza limiti, che comprende prima di tutto un profondo rispetto nei confronti degli altri esseri viventi e della società nella quale vivo. Non è un modello adottabile o funzionale per la massa? È utopistico? È presuntuoso? Tutto può essere, ma la cosa non mi riguarda. Alla base della mia esistenza c'è la mia autodeterminazione e credo dovrebbe essere alla base di ogni essere umano. Poi ognuno faccia quello che crede. Ci tengo solo a sottolineare la differenza tra moralità e obbedienza, che forse a molti sfugge. La moralità è fare ciò che è giusto, a prescindere da ciò che ti viene detto. L'obbedienza è fare ciò che ti viene detto, a prescindere da ciò che è giusto. Occhio, perché più di una volta nella storia dell'umanità, stragi e genocidi sono stati compiuti da coloro che obbedivano, senza porsi dubbi o domande su ciò che gli era stato detto di fare.